Innanzitutto complimenti all'amministrazione comunale e in particolar modo all'assessore Contardo, perché non solo quest'anno è riuscito a riconfermare tutte le manifestazioni più significative a Viterbo, ma ha addirittura creato una nuova, ex nuova proprio manifestazione come cinema e di quartiere come città, un progetto artistico che era già nell'aria quest'inverno, si voleva già realizzare qualcosa che potesse in qualche modo andare a interessare tutte quelle zone limitrofe alla città dove generalmente durante il periodo estivo vengono meno coinvolte nelle attività culturali della città, che prevalentemente vengono sfruttati il centro storico, le piazze più importanti dal punto di vista architettonico. E l'obiettivo è stato quello appunto di portare il cinema ma anche il teatro comico in tutte quelle zone dove generalmente la popolazione per molteplici motivi difficilmente si sposta, sia per colpire soprattutto un target di famiglie o di anziani che durante la settimana generalmente rimangono in città e che vengono meno coinvolti nelle attività culturali del centro storico. Tra l'altro la programmazione è stata prevalentemente prevista proprio tra il lunedì e il venerdì, giorni che generalmente i residenti difficilmente si spostano per il weekend verso il mare. Sono 12 appuntamenti, come Agostino vi ha poco fa preannunciato, di eventi cinematografici, dove all'interno ci sono 6 performance di 6 cabarettisti differenti, cabarettisti che prevalentemente provengono dalla scuola romana del cabaret. Ci siamo rivolti a questo tipo di comicità perché sicuramente è una comicità molto immediata, molto fresca, di autori che avendo già avuto in passato progetti artistici legati soprattutto al Comune di Roma, quando all'epoca prevedero proprio il decentramento degli eventi culturali nelle zone periferiche, alcuni di loro parteciparono a questi spettacoli e hanno dato dei risultati estremamente positivi. Il primo appuntamento del primo appuntamento del cabaret sarà appunto martedì 17 luglio con il duo I Sequestratori. Sono due giovani comici, lei milanese e lui romano, e danno un'interpretazione molto ironica e sarcastica sulla vita di coppia. Ogni performance è totalmente differente di ogni singolo artista. L'altra invece sarà il 19 luglio con Gianfranco Fino, cabarettista, umorista e anche showman, che è stato presente tra l'altro in alcuni spettacoli che già ho realizzato in altri festival. E il 20 luglio invece ai Cappuccini ci sarà Gianluca Giugiarelli. Giugiarelli, oltre che un ottimo comico, è anche autore di importanti spettacoli di Francesca Reggiani. Il 23 luglio invece ci sarà Alessandro Serra, e quest'anno l'abbiamo potuto apprezzare in prima serata a Zelig, per poi passare successivamente al 24 di luglio con Marco Passiglia. Marco Passiglia ha un'esperienza di cabarettista, è stato vincitore tra l'altro del premio Troisi, ha avuto un ottimo successo in vari festival del cabaret in Italia, e per il suo spettacolo si alterna, oltre alla comicità, anche a momenti musicali, con intrattenimento anche con la chitarra. Per chiudere proprio a Bagnaia, il 26 luglio a Piazza Castello, con l'unica interprete femminile di Zelig, Alessandra Girotei, che presenterà il suo ultimo spettacolo, che è stato presentato l'anno scorso al Teatro dei Satiri a Roma, e giustamente anche un'interprete femminile all'interno di un palinsesto prevalentemente composto da cabarettisti maschili. Dunque l'obiettivo nostro è stato quello di portare delle pillole di cabaret, di comicità, che toccano temi che vanno dal sociale alla famiglia, a momenti di riflessione ironica anche sulla vita matrimoniale, ma anche sull'economia, sugli ultimi momenti della crisi economica italiana, che vengono interpretati da questi bravissimi cabarettisti, per in qualche modo avvicinare anche il pubblico di periferia a quello che è il teatro comico che prevede appunto questa programmazione. Gli spettacoli saranno tutti a ingresso libero, sia le programmazioni cinematografiche che gli spettacoli
di cabaret. Gli spettacoli inizieranno di cabaret generalmente tra le 21:15 e le 21:30, durano all'incirca 50 minuti un'ora, per poi dare la possibilità di un ampio svolgimento della programmazione cinematografica subito a seguire. Tutte le piazze saranno allestite ad hoc con un parterre di circa 200-250 sedie a seconda delle location che si andranno a realizzare. E tutte le altre informazioni poi penso che saranno pubblicate anche sul sito del Comune di Viterbo e naturalmente sulla brochure che potete consultare.